Che però è molto importante il periodo in cui si va a fare. In questo caso ci sono due possibilità: uno, o anticipa il blocco della covata, blocco l'asportazione nel momento in cui ritiene più opportuno, perché le api poi devono avere la possibilità di ricostituire le colonie, oppure può fare della transumanza e spostarsi in zone costiere dove comunque le famiglie si ripreparano. Facciamo un'altra domanda. Il motivo principale per cui mi sono questa tecnica mi ha affascinato è stato il fatto che ho pensato: ehi, con questo sistema posso sia controllare la varroa sia aumentare il numero dei miei alveari. Le due cose erano compatibili, anzi mi permette di andare a fare gli sciami non all'inizio della primavera ma sul finire della stagione. Quindi questo subito mi ha colpito. E poi ovviamente non è che uno capisce le cose subito al primo momento, però ripetendola nel corso degli anni ho capito che è molto importante che ognuno, in base alla zona dove opera, sappia qual è il momento giusto per andare a fare l'asportazione. È meglio anticiparla piuttosto che ritardarla, perché poi queste colonie devono avere la possibilità di ricostituirsi e di essere sufficientemente popolose per affrontare l'inverno. All'inizio facevo così, poi ho cambiato un attimo la tecnica, nel senso che ho pensato che non dovevo preoccuparmi troppo della porosità sia del ceppo che della colonia che rimaneva, perché ho cominciato a prendere queste api a cui facevo l'asportazione e portarle al mare. In questo caso, passando svernando sulla costa, in Liguria o in Toscana, queste in primavera sono pronte o per essere venduti come nuclei, se non li voglio tenere, oppure le porto in produzione. Nous, on a complètement repensé l'organisation pour les traitements. Ça veut dire qu'on est allé à beaucoup plus de monde. Voilà, on a embauché des gens vraiment pour mener à bien ces traitements. On pensait qu'au début, ça serait très difficile, mais en fait on est arrivé à très bien le mener, à garder les mêmes délais, et même avec des coûts moindres. Donc ça a vraiment été une réussite pour nous et ça nous a permis d'amorcer vraiment un virage vers autre chose, quoi. E poi sono agitate le api. E allora? La covata un po' è nata con la testa fuori. Il limite la butto via quella cosa. Sì, quella lì ti conviene proprio scartarla. Questo progetto per me è stato molto interessante perché ho avuto modo di provare una tecnica che
che era già in uso nella mia azienda, vedendo molte misurazioni e il confronto anche con la stessa tecnica effettuata in altri apiari e in altre aziende. E questo tipo di tecnica ha anche il vantaggio di poter essere utilizzata nell'apicoltura biologica, ma per chi non lo è, per tutta l'apicoltura convenzionale, si presta ad essere un'arma versatile che ti permette di adattarti alle situazioni, di tamponare quando non si può usare un certo prodotto e trovare delle vie di fuga differenti. È un sistema che permette anche di essere impiegato in situazioni diverse per fare cose differenti, ad esempio utilizzando in modo diverso la covata che viene tolta, che può essere usata sia per fare nuovi nuclei che per fare direttamente famiglie, che per rinforzare magari nuclei fatti prima, costruiti prima, a cui manca della covata. E in base alle situazioni, in base all'andamento stagionale, può essere un pochino adattato alla situazione. Non ho mai visto il clou maintenant. Ils ont la couvent, il n'y a plus de rien. Oui. Absolutamente. Ok. Ils sont propres. Oui. Et alors, on va faire le dégouttement. Entre l'espace, entre les cadres. La technique et le dosage, c'est correct. Hein? On a décidé depuis quelques années d'essayer de trouver des méthodes un peu alternatives à la pivar et aux méthodes de lutte chimique contre le varroa. Donc on a expérimenté déjà différents traitements hivernaux et on s'est dit que là une nouvelle méthode de traitement pouvait être intéressante avec l'acide oxalique, ce qui évite d'utiliser les molécules habituelles et pourquoi pas un jour dans l'idée de passer l'exploitation en bio. Michel, ah non hai il per correggere. Attends, je vais. Ok. Merci. C'est lui qui l'a plus que moi. Adesso ti dico le api del nido. Sì, e me le dici in ordine 1, 2, 3.